Inizia a concentrarti sul tuo respiro. E mentre scendi in profondità dentro di te ad ogni respiro, lasciati andare sempre di più, in uno stato meraviglioso di rilassamento profondo, sapendo che, attraverso questo percorso, riuscirai a sviluppare il tuo intuito, lo potrai allenare e potrai comprendere quali sono le giuste intuizioni per te e poter riuscire a metterle in pratica, in azione, dal momento in cui ti sveglierai da questo piccolo percorso, questo piccolo viaggio che ti accompagnerà la mia voce e questa musica. Ma quello che è importante da adesso in poi è che ti rilassi profondamente e scendi sempre di più in profondità ad ogni respiro. Mentre lo fai, ti senti più rilassato, senti tutti i tuoi muscoli del corpo rilassati. Inizia a concentrarti sulla parte più alta del tuo corpo, dal viso alla mascella, sapendo che in questa zona si concentra tantissima tensione e rilassa i muscoli del collo. Anche in questa parte del corpo si accumula una grande quantità di ansia e di stress. Le persone che soffrono di mal di testa a causa del dolore del collo accumulano molta tensione in questa zona. Ed è il momento di rilassarti adesso. Ora rilassa i muscoli delle tue spalle. Inizia a sentirti leggero. Le persone che portano sulle spalle il peso del mondo mantengono questi muscoli contratti e tesi. Rilassati ora. Porta la tua attenzione alla schiena, nella parte lombare. Rilassati completamente. Distendi i muscoli dello stomaco, in modo che il tuo respiro sia profondo e regolare. Rilassato. Infine, distendi i muscoli delle gambe. Tutto il tuo corpo, lascialo andare. Scendi sempre di più in profondità, completamente. Senti che stai scendendo sempre più giù. Ora, visualizza una luce meravigliosa che entra dalla parte più alta della tua mente. Entra dentro di te. Si diffonde profondamente, dolcemente in tutto il tuo corpo. Dall'alto verso il basso. Entra fino al tuo sistema nervoso. Puoi scegliere tu il colore, una luce potente, meravigliosa, capace di guarire, di rilassare. Ed è connessa a un pianeta, a una stella. Ed adesso inizia a fluire dentro di te, fino ad arrivare ai tuoi muscoli, alle tue ossa. E mentre scendi sempre di più in profondità, scivola lentamente in un rilassamento profondo. Percepisci che anche tutti i tuoi organi interni si iniziano a rilassare molto profondamente. Così, proprio così. Riempi la luce del tuo corpo fino ad entrare nei polmoni. E brillano splendidamente di una luce propria fino a riempire il cuore, guarendolo e lasciando questa meravigliosa energia che fluisca nel tuo cuore e pompa dolcemente la luce affinché raggiunga tutti i tuoi organi del corpo, sentendoti in pace, profondamente rilassato, calmo, sereno, concentrato sulla mia voce, e lascia andare che altri rumori, distrazioni, possano disperdersi nel nulla, sapendo che puoi scendere sempre di più in profondità, proprio così. Immagina la luce che circonda completamente il tuo corpo, anche dall'esterno, come se ti sentissi in una bolla luminosa, una bolla che è protettrice, una bolla che ti aiuta a lasciare fuori tutto quello che non ti serve, quello che è inutile per te. È una bolla che avvolge completamente il tuo corpo di energia buona, un'energia positiva, amorevole, una luce che
guarisce la tua pelle, guarisce i tuoi muscoli. E più vai giù profondamente, inizi a percepire che questa luce ti accompagnerà per il resto di questo viaggio. Ora conterò alla rovescia da 10 a 1 e ogni numero lasciati scivolare ancora più in profondità e ti spingerai a un livello talmente profondo che quando dirò 1 sarai in uno stato di profonda pace e tranquillità, e questo rilassamento ti aiuterà ad accompagnarti quotidianamente nella tua vita per prendere le scelte migliori, per fare davvero ciò che vuoi nella vita. E sapendo che mantenendo una mente quieta, rilassata, tranquilla, in armonia con te stesso, da lì puoi iniziare a percepire quali sono le vibrazioni giuste per te che possono entrare in armonia con la tua intuizione, sapendo che sei sempre stato intuitivo. Serve semplicemente allenare il tuo intuito e portarlo in equilibrio col tuo corpo, con la tua mente, con le tue emozioni, sapendo che puoi attingere da questo incredibile universo, da questa incredibile libreria. Da lì puoi scegliere tutte le informazioni che vuoi, puoi scegliere addirittura il libro che è giusto per te, puoi scegliere qual è la direzione giusta per te, quali sono i momenti buoni e validi per poter entrare in armonia con te stesso. E questo sempre più in profondità, 4, 3, sempre più giù, sei in pace, calmo e rilassato, 2, ci sei quasi, 1, bene, in questo meraviglioso stato di pace, di rilassamento, immagina di scendere lungo una bellissima scalinata, giù, sempre più in profondità, e ad ogni gradino corrisponde a un livello sempre più profondo. Raggiunta la scala, troverai di fronte a te un meraviglioso giardino, un giardino di pace che ti dà sicurezza, serenità, calma. Entraci. È pieno di fiori bellissimi, palme, piante, alberi, erba, fontane, panchine e altri punti dove puoi riposare. Trova in questo momento un luogo in cui puoi sostare e lasciare che tutto il tuo corpo si distenda completamente, continuando a guarire e riempiendo sempre di più il tuo corpo di una luce meravigliosa. Il tuo organismo si ristora, si rilassa, ringiovanisce. Più tardi, dopo che ti sarai svegliato, ti sentirai benissimo, immerso di questa energia meravigliosa, e anche se del tutto ti sveglierai, sarà completamente nel tuo controllo. Il tuo corpo e la tua mente si sentiranno magnificamente rilassati e in pace. Entrerai sempre di più in livelli più profondi nella tua mente e potrai accedere a tutto quello che ti serve, sapendo che puoi seguire il tuo intuito per fare davvero la differenza nella tua vita. Ora, camminando in questo percorso, in questo sentiero, puoi trovare davanti a te una statua, una figura religiosa, una figura spirituale. Osserva. Se vuoi, in questo momento puoi fargli una domanda. Puoi fargli una domanda che a te sta a cuore. Magari qualcosa che in questo momento nella tua vita cerchi di trovare delle risposte, cerchi di trovare delle soluzioni, cerchi di trovare la chiave di svolta che ti possa aiutare realmente a cambiare in meglio, a fare il passo giusto, a cercare realmente di ottenere ciò che vuoi per ritornare in potere della tua vita. Magari questa statua non ti parlerà, magari questa statua ti osserva, magari questa simbologia spirituale può aiutarti a riprendere in mano un significato che per te hai lasciato un po'
lontano dai tuoi ricordi, però oggi è il momento di ritornare a prendere il potere della tua vita, sapendo che puoi scegliere, puoi decidere, puoi prendere la strada giusta che è per te, il momento giusto di decidere. Ora fai la domanda. E anche se non ti arriva nessuna risposta, osserva in silenzio ciò che accade. Magari possono emergere dei simboli in natura. O forse, magari, rimani così, tranquillo, spensierato, lasciando tutto ciò che non ti serve al di fuori di questa meravigliosa immagine che hai di te all'interno della natura. Ricorda che se c'è qualcosa che ti disturba, se c'è qualcosa che rallenta ciò che non vuoi, puoi sempre tornare indietro, rilassandoti e ritornare nel presente, sapendo che tutto è sotto il tuo controllo, sapendo che questo percorso è utile per te per rigenerare il tuo stato d'animo, il tuo benessere fisico e mentale, portando un rilassamento profondo. Questo è lo scopo. Ma sapendo che l'intenzione di questo viaggio è alimentare la tua intuizione. Sì, proprio così. In questo ambiente, in questo luogo, fai attenzione ai dettagli, a come sei vestito, a quali scarpe hai. Osserva le tue mani. Ti chiedo di immaginare te stesso davanti a un fiume molto ma molto tranquillo. L'acqua scorre lentamente, sapendo che quest'acqua è un'acqua benedetta, è un'acqua purificata. Ora puoi avvicinarti, toccare l'acqua e addirittura puoi berne un po', a sufficienza, quel giusto per dissetarti, sapendo che è utile per te fare questo percorso per allenare il tuo intuito. Cammina, cammina lentamente e osserva, osserva cosa c'è intorno a te. E c'è qualcosa che richiama la tua attenzione, c'è qualcosa che ti porta a essere curioso, a essere nuovamente emozionato in ciò che vedi, perché cerchi di capire in questo momento che cos'è che ti sta portando lì, in questo luogo. Che cos'è che ti sta portando in questo spazio? Che cos'è che attira la tua attenzione? C'è un oggetto, un simbolo? Prova a osservare. Proprio così. Ora voglio complimentarmi con te che stai facendo un grandissimo lavoro. Sono molto felice e onorato. E sapere che stai facendo dei grandissimi progressi all'interno di questo percorso, sapendo che una volta che uscirai da questo viaggio, potrai fare altre 1.000 ricerche. Un giorno, mentre stavamo tornando da scuola, un cavallo senza cavaliere, con le briglie sul collo, superò al gran galoppo il nostro gruppo e si infilò nel cortile di una fattoria, in cerca di un sorso d'acqua. Grondava sudore. Siccome il contadino non lo riconosceva, lo circondammo e lo immobilizzammo. Io gli saltai in groppa, dato che aveva le briglie. Afferrai le redini gridando: "Su, andiamo!" e puntai verso la strada. Sapevo che il cavallo avrebbe preso la direzione giusta, ma non sapevo quale fosse la direzione giusta. Il cavallo trottava e galoppava. Ogni tanto si dimenticava di seguire la strada e perdeva per i campi. Allora tiravo le redini e richiamavo la sua attenzione sul fatto che era tenuto a restare sulla strada. Infine, dopo
4 miglia dal posto in cui lo avevo inforcato, entrò nel cortile di un'altra fattoria. Il contadino disse: «Ah, è così che si torna a casa. Dove l'hai trovato?» Dissi: «A circa 4 miglia da qui». «Come hai fatto a sapere che sarebbe venuto qui?» Dissi: «Non lo sapevo. Lo sapeva lui. Io non ho fatto altro che fargli mantenere l'attenzione sulla strada». Ora, rifletti come puoi mantenere la tua attenzione mentre prenderai le giuste decisioni, mentre farai le scelte importanti per la tua vita e mentre stai studiando o mentre stai lavorando su di un nuovo progetto. Come farai a sapere che c'è un'intuizione giusta per te o che è un'intuizione creata dalla tua mente? Questo è un buon momento per capire come poter prendere una giusta decisione, sapendo che potrebbe esserci un semaforo verde quando è giusto per te, oppure sapendo che potrà apparire un semaforo rosso quando non è giusto per te. Ogni persona che lavora sul proprio intuito, ogni persona che sviluppa il proprio intuito, ha una sua caratteristica. Vedere con la propria immagine, la propria mente, ciò che desidera e ciò che è giusto per lui, e percepire all'interno del proprio corpo, quindi attraverso i muscoli, attraverso le sensazioni, quali sono le cose giuste da fare. Quindi vedere e sentire, vedere e sentire. È un allenamento costante che puoi farlo da te, quotidianamente. In questo audio non è semplicemente un audio di rilassamento, ma è un audio che andrà a esplorare quali sono le tue grandi capacità di sviluppo, di creatività, di innovazione, di percezione. È un audio specifico che ti sta aiutando ad ampliare tutto ciò che riguarda la tua intuizione. Ora, immagina di essere molto intuitivo. Quando parli con una persona, capisci già che cosa ti sta dicendo, capisci già in anticipo che cosa ti vuole dire, oppure quando ti osservi intorno a te, comprendi quali sono le necessità di quel posto, di quel luogo, di quell'ambiente. Comprendi dal tuo corpo interno quali sono gli alimenti giusti che puoi assumere quotidianamente. Comprendi quando è giusto che dovrai bere dell'acqua o riposarti, o sapere che magari un giorno sei stanco e hai bisogno semplicemente di riposarti, oppure sei talmente carico che hai bisogno di correre, di allenarti. Il nostro corpo è davvero un miracolo, è un miracolo che ha bisogno di collaborazione tra te, la tua mente e le tue emozioni. E ora il momento di svegliarsi. Ti risveglierò contando da 1 a 10 e quando dirò 10 puoi aprire gli occhi, sarai sveglio, sarai pieno e ricco di intuizioni, di creatività, sapendo che puoi essere in controllo col tuo corpo e con la tua mente. Ti sentirai meravigliosamente ristorato, una fantastica energia che pervade la tua mente, e potrai proseguire la tua giornata o la tua notte in piena serenità, in piena pace con te stesso. 2, 3, sei sempre più sveglio e presente, ti senti meravigliosamente. 4, 5, 6, sei sempre più sveglio, stai benissimo. 7, ci sei quasi, sei del tutto sveglio. 8, 9, 10, fai un profondo respiro e dolcemente apri gli occhi. Prova una meravigliosa sensazione di calma, di benessere. Ti senti al sicuro, nel tuo corpo sei rilassato, rigenerato, pronto a vivere la vita che hai sempre desiderato, con grandi intuizioni, sapendo che puoi scegliere attraverso la tua parte più profonda, perché da ora in poi
Puoi essere in comunicazione con la tua parte più profonda. Ti auguro tutto il meglio.